Recentemente, Anita Olivieri, ex partecipante del Grande Fratello, si è trovata al centro di una piccola tempesta mediatica dopo aver rilasciato un commento che ha scatenato polemiche. Ex GFina Anita Olivieri irritata dalla folla. Durante una cena in un noto ristorante, circondata da altri ex concorrenti del reality show, tra cui Marco Maddaloni, Anita è stata filmata mentre esprimeva il suo disappunto per l'attenzione ricevuta. La sua reazione? Non lo so Marco. Forse siamo strani noi. Ma sembra di stare allo zoo, ha detto, suscitando reazioni immediate. Il video, condiviso su Instagram, ha rapidamente guadagnato visibilità, diventando virale. Molti utenti hanno commentato la scena, suggerendo che la presenza delle persone potesse essere dovuta più alla ricerca di un tavolo che a un interesse specifico per la celebrità in questione. La risposta di un giornalista, Gabriele Parpiglia, non si è fatta attendere. La TV fa malissimo. Chi è Anita Olivieri? Anita, nata a Roma il 25 maggio 1997, ha un background accademico solido, avendo studiato relazioni internazionali e successivamente ottenuto una laurea magistrale e un master presso la Lewis Business School. Prima di partecipare al Grande Fratello 2023, lavorava nel settore automotive. Durante il suo soggiorno nella casa più spiata d'Italia, ha fatto parlare di sé principalmente per la sua relazione con un altro concorrente, Alessio Falsone. La loro storia d'amore, nata sotto gli occhi delle telecamere, è finita poco dopo la fine del programma. L'episodio al ristorante e le reazioni online evidenziano come la fama possa influenzare fortemente la percezione pubblica e personale. Il commento di Anita al ristorante, per quanto possa essere stato un sfogo momentaneo, dimostra quanto sia sottile la linea tra la vita privata e quella pubblica per chi ha partecipato a un reality show.